Questo sabato giornata di vaccinazioni al Cineteatro di Policastro, in tanti ad attendere in fila di poter ricevere la propria dose, persone di un'età compresa tra i 50 e gli 80 anni provenienti da tutto il Golfo di Policastro. A dirigere le operazioni e ad evitare assembramenti personale della Croce Rossa sezione di Sapri e del Nucleo di Protezione Civile del Comune di Santa Marina. Tanta speranza e desiderio di tornare alla vita normale, quella che serpeggiava stamane tra i cittadini, con il timore per il vaccino quasi ormai del tutto fugato e sostituito dalla volontà di ripresa. I volontari hanno cercato di alleviare i disagi del tempo trascorso in attesa con l'utilizzo di gazebo per riparare i cittadini dal sole. Non è mancato tuttavia ancora una volta il malumore per l'attesa e il mancato rispetto degli orari. Io sono venuta alle 9 come da mail della ASL, quindi i primi 30 alle ore 9 dovevano essere chiamati, invece si sono inseriti altri di altri orari e si è creata una certa confusione, per cui siamo arrivati a quest'ora e ancora dobbiamo essere chiamati. Tutto qua, un po' di organizzazione sanitaria secondo me, perché la ASL ha fatto il suo dovere. La situazione si commenta da sola, c'è una fila immensa. Secondo me non è tollerabile arrivare a questo punto a venire a vaccinarsi con questa situazione qui. Tutto a posto. Da quanto tempo aspetta suo padre il vaccino? Vabbè, mio padre aveva appuntamento alle 11 e siamo arrivati alle 10.45. Ed è uno degli ultimi della fila. Ma c'è paura per il vaccino o ormai si è superata questa fase? Allora, io ho fatto AstraZeneca 2 mesi fa. Ho avuto sintomi normali da influenza e comunque la paura c'è sempre, comunque è una cosa che non si conosce bene tutti i risvolti, però è una cosa che si deve fare per superare questa pandemia e quindi la si fa. Okay. C'è da dire che comunque le vaccinazioni si sono svolte celermente. Nelle prime 2 ore infatti sono stati diversi cittadini sottoposti alle inoculazioni. Quanti ne avete fatti da questa mattina? Fino adesso siamo a 90. Penso che arriveremo sicuramente quasi sui 200. Okay. In questi giorni come c'è stata partecipazione? Insomma c'è volontà delle persone di vaccinarsi? Sì, c'è volontà delle persone, da parte delle persone proprio di liberarsi da questa situazione. Okay. E speriamo in fretta.